stanco perché anche sono sotto il Ramadan per ora, quindi neanche la fatica viene doppiata, però sono contento di essere qua oggi alla mia città di Palermo e sono soddisfatto con il tempo che ho fatto nonostante tutto ciò. Ci tenevo a vincerla perché già l'avevo vinta nel 2018 e oggi ci tenevo a confermare di nuovo la vincita per quest'anno. Considerando che il percorso pensavo fosse più facile, però poi alla fine diciamo che all'andata si scende, poi si può recuperare quando si sta per arrivare all'arrivo. C'è questa salita della favorita, dal secondo fino al quinto, c'è tutta una bella salita, poi si può respirare un po' con la discesa, poi di nuovo salita e poi comunque quando si sta tornando si può correre, si può recuperare qualche secondo. Un importantissimo ritorno di una manifestazione che si era fermata dal 2019 naturalmente per problemi legati al Covid e a tutte le restrizioni, una manifestazione che torna con un messaggio ancora più forte, un messaggio di pace, perché questa è stata definita ed è stato voluto dagli organizzatori del Vivi Città a livello nazionale come la corsa per la pace. Quindi questo è uno strumento sia per rimettere insieme la comunità sportiva e fare fruire gli spazi urbani attraverso lo sport, e allo stesso tempo è uno strumento per lanciare un messaggio molto chiaro per quello che sta drammaticamente succedendo ai confini dell'Europa.